da Jim Farmer, siamo qua nella 41esima puntata della serie sulla Pleasant Valley versione 3.3 e siamo al campo 33, ho dietro le quinte, ho concimato un po' il campo e liquamato un po' il campo, ma come potete vedere la botte della Bossini ha un piccolo problema, un piccolo bug che non riesco ad agganciarlo con il trattore e purtroppo non riesco più a concimare. In ogni caso vado avanti, inizieremo ad andare avanti a coltivare il campo dopo averlo già arato. Ok, l'ho già abbassato, organizzazione perfetta, ho sbloccato, ok, va bene. Siccome che di concime non ne ho più, stavo usando quello liquido, ma purtroppo, come potete notare, la Bossini non funziona, c'è un piccolo bug, anche perché avrei voluto mettere il l'operaio, ma no, oltretutto è anche piena e non ne ho più di concime, sia quello liquido che quello solido. Prepariamo il campo per la semina. Dopo, quando arriviamo in cima, vi faccio vedere. Anche perché siamo al secondo giorno d'estate, con la, abbiamo la season mode e dobbiamo aspettare che i campi crescono per la trebbiatura, perché al momento non saprei cosa fare. Fienagione ne ho già fatta, erba ne ho, fieno ne ho. Sì, ovviamente si potrebbe fare un po' di insilato, ma a meno che cambio il trattore. Allora, questo qua lasciamolo qua un attimo e vi faccio vedere. Allora, premetto che questo trattore non ha la PTO, però l'ho usato prima. Addirittura la botte mi è andata indietro così. Vedete, se io metto gli anzi, vedete, non posso agganciarla. Dai, facciamo una bella cosa, perché altrimenti non andiamo più avanti. Ci autotrasportiamo qua. Ok. Il peso lo lasciamo qua. Questo lo vendiamo.
così facciamo una vendita anche in diretta, lo vendiamo. Ok, e acquistiamo un trattore idoneo per la Bossini. Allora, io sarei intenzionato a prendere il New Holland, questo qua, perché credo che abbia la Allfend. No, il Fendt no, New Holland. O il Valtra. No, prendo il New Holland. Motore, lo potenziamo. Ok, che ho ancora sbagliato. No, può attaccare la PTO qua. Sì, sì. Può attaccare la PTO. Ok, prendiamo il peso. Autotrasportiamoci di nuovo. Ok, andiamo a prendere sta benedetta botte con la speranza che riusciamo. No, perché se no altrimenti la cancello dalle mod. No dai, ma è possibile? Ma non è possibile che non riesco a agganciarla. Cacchio di botte è questo. Ragazzi, faccio una piccola pausa e ci vediamo dopo quando ho risolto il problema. A dopo ragazzi. Eccoci qua ritornati ragazzi, abbiamo risolto il problema, ho dovuto ripristinare la botte. Ovviamente ho perso il liquame che avevo. Ho fatto una piccola modifica per aumentare un pochettino il liquame, perché sennò non ne avevo da poter finire questo campo, altrimenti vuole notte. Ovviamente qua metto il course play che ho già programmato qua, vedete, con Cimare campo 33. Andiamo. Ok, vediamo che che fermo un attimo
lo devo rimpostare perché scusate ragazzi, no, facendo lasciamo quello di prima che forse è meglio. Noi continuiamo a fare quello che stavamo facendo prima. Forse abbiamo trovato il sistema. Qua vabbè, dai ragazzi, io faccio un'altra piccola pausa e ci vediamo quando ho finito. Io nel frattempo vado avanti. A dopo ragazzi. Eccoci qua ragazzi, riprendiamo ancora un pochettino, ancora qualche passata e poi abbiamo finito. Ovviamente ho finito di liquamare il campo. Di passate, poi abbiamo finito anche di erpicare il campo pronto per la semina. Andare dritti.
Allora, nel frattempo che io finisco, metto a erpicare l'altro campo, così almeno qua metto l'operaio, così mi porto avanti quei lavori. Aumentiamo un po' di velocità qua. Dai che abbiamo quasi finito. Ovviamente se volete vedere altri video di altri giochi scrivetemeli nei commenti, vi ridico ancora, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per far sì che vi arrivano le notifiche quando sarò, quando pubblicherò qualche video, scrivete nei commenti se vi va che porto video di FIFA 18, di GTA. E altri giochi. GTA, FIFA 18, Far Cry, o VRC6. Ho un gioco di Dragon Ball. Che abbiamo quasi finito. Sicuramente dovremmo fare un'altra passata. Ok, qua lo alziamo.
Ok ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi.